Sor Tonsuso, torniamo adesso dal suo comizio a Piano Croce, dove ho visto che in realtà c'era una bella presenza di persone, al contrario di come si pensava all'inizio, dove pochissime avrebbero scommesso, avrebbero giurato sul suo successo, ma in realtà dopo i suoi primi 4 interventi pubblici, il primo da urna con la sua presentazione e gli altri 3 comizi nelle varie piazze di Via Grande, la presenza al suo seguito mi sembra degna di un candidato decisamente superiore a quello che erano le aspettative iniziali, un candidato decisamente volto a raggiungere il traguardo più speditamente e sicuramente con molti più supporters di quanti si immaginasse prima. Cosa mi dice di me? Devo dire che abbiamo capito quest'iter dal primo momento che ci siamo presentati al Gran Caffè Urna, dove abbiamo inaugurato il nostro comitato, e da lì abbiamo cominciato a capire che la gente, vuoi per curiosità, vuoi per vedere lo spessore del personaggio, dei personaggi che stavano vicino a me, hanno cominciato ad affollare la gran sala che il Caffè Urna ci ha messo a disposizione. Al di là di questo, devo dire che finito questa piccola partecipazione, abbiamo scoperto che c'era tanta gente che cominciava a parlare bene di noi, e allora abbiamo innalzato gli ascolti con delle strategie ben precise. Abbiamo pensato di cominciare non più a fare i comizi nelle piazze principali, ma bensì nei quartieri. Siamo andati dentro i quartieri della gente, siamo andati a portare il grande sorriso e quella grande preoccupazione che la gente ha, abbiamo cominciato a togliere tutto quello che c'era da togliere. Abbiamo cominciato ad affievolire questi problemi che la gente mi racconta giorno dopo giorno, e li stiamo raccontando nelle piazze di Via Grande. Abbiamo capito che i problemi ce ne sono tanti, abbiamo capito che il degrado ce n'è ancora di più dei problemi, ma molto degrado. Questi signori in 20 anni non hanno fatto altro che andare ai consigli comunali e fregarsene di tutte le problematiche e di tutte le tematiche che la gente ancora oggi non riesce a darsene una risposta, risposte che dovevano arrivare dagli amministratori e che non sono mai arrivate. Da lì abbiamo cominciato a capire che le piazze si riempivano, e la cosa più bella è stata Piazza Urna, giorno 19 alle ore 21, dopo aver parlato un altro candidato sindaco, abbiamo parlato noi, abbiamo cominciato questa nostra grande avventura in queste bellissime piazze che abbiamo, e abbiamo ricevuto tanti di quei consensi e tanti di quegli applausi che nemmeno noi ci aspettavamo. È vero che la strada è irta, è proprio pesantemente irta, è piena solo di salita, però siamo molto coraggiosi, siamo coscienti della strada che ci aspetta e che dobbiamo superare, ma li supereremo assieme con voi, cari cittadini, li supereremo perché Via Grande non ha questa abitudine di non superare questi ostacoli, li supereremo assieme con voi, perché parleremo con voi. Verremo a parlare possibilmente non nelle piccole piazze, nei quartieri, anche dentro le vostre case, e faremo di tutto per alleviare tutti i vostri problemi. Abbiamo capito sin dall'inizio di cosa avevate bisogno e ci siamo predisposti per avere tutto il programma, per avere tutte le nostre prerogative da dare a tutti voi cittadini. A proposito del suo programma, del quale tra l'altro abbiamo anche ampiamente parlato sul sito fin da novembre dell'anno scorso, potremmo fare a questo punto un piccolo sunto dei punti più importanti, perché no, se ha delle novità in proposito? Vede, tornando un attimino indietro nel tempo, come diceva lei, a novembre del 2012, il mio programma era stato già improntato ed era stato già assemblato, molta parte dal sottoscritto e tantissimi altri punti, col beneficio di tutti gli altri componenti che allora già facevano parte della mia lista. Avendo girato in lungo e in largo l'Europa e essendo stato in molte città europee di grande rilevanza,
tipo Monaco, Berlino, Colonia, siamo stati a Parigi tante volte. Allora ho fatto questo sunto di città dove la grande, ma grandiosissima, non grande, ma grandiosissima, è la cosa che ti viene sempre davanti, perché tutte le capitali europee sono molto più avanti di noi, in quanto hanno già sperimentato tante soluzioni. Allora, prendendo un pochino da una, un pochino dall'altra, abbiamo stilato questo bellissimo programma che, oserei dire, è ancora più importante, più innovativo di quello della Lega Nord, che ha fatto scalpore negli anni passati. Tra l'altro, lei stasera ha proprio menzionato il paese di Aci Bonaccorsi, non bisogna neanche andare poi così lontano per trovare una Svizzera, diciamo, a due passi. Lei ha definito Aci Bonaccorsi un po' la Ginevra della Sicilia. La Ginevra della situazione in questo momento, è vero, perché basta toccare con mano e vedere con gli occhi tutta la bellezza e la maestosità di questo bellissimo paese, piccolo ma veramente molto civile. E devo dire che si è distribuito nel territorio in una maniera così elegante da poter dare la sua grandiosa eccellenza a tutti i suoi cittadini, e per prestazioni, per servizi e per tantissime altre cose. Hanno un'attenzione verso i giovani, verso gli anziani, quello che non c'è mai stato a Via Grande. È anche vero che ne ho un pizzico di rammarico, perché 40 anni fa la cosa era diversa, la cosa era capovolta. Da noi venivano tutti i nobili, da noi venivano tutti i nobili di Catania, venivano ad assaggiare il pezzo duro, venivano ad assaggiare i nostri pazientini da urna, venivano ad assaggiare i nostri arancini. Allora eravamo noi l'eccellenza, allora vedevamo tutte queste belle macchine con tutte queste belle signore ben vestite. Oggi è un lontano ricordo, oggi il degrado ci sta attanagliando da testa ai piedi. Voglio ritornare questa dignità al mio paese, voglio ritornare questi begli esempi che ci vengono da altri paesi, e voglio superarli, perché voglio essere l'eccellenza di tutta la provincia di Catania, se non addirittura siciliana. Vogliamo ancora continuare su questa riga, abbiamo visto che possiamo fare molto, che possiamo dare tanto ai nostri cittadini, basta poco perché abbiamo le strutture, la grande volontà e abbiamo già risolto tra di noi tutto quello che dobbiamo fare. E sapete cosa dobbiamo fare? Lavorare, 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 lavorare. Lavorare, non possiamo e non dobbiamo avere un attimo di defaianza se vogliamo arrivare a quelle mete che tutti noi ci siamo prefissi di arrivare, le mete che sono consone al nostro paese e che tanti hanno deturpato. Quindi diciamo appunto i punti cardine del suo programma, allora in merito cosa sono? Lei come cambierebbe il paese a questo punto? Quali sono le cose più importanti che vanno fatte innanzitutto? Il paese per intanto soffre di un giro di economia che non c'è, da lì dobbiamo partire, non c'è uno svago per i giovani, non c'è uno svago per gli anziani, non c'è niente, da qualunque cosa ripartiremo faremo già scalpore con le prime cose con cui usciremo. Qualunque cosa faremo, faremo scalpore, perché a Via Grande c'è nulla, a Via Grande c'è il degrado e non vogliamo più che qualcuno da fuori possa insultarci, non dirci qualcosa, insultarci. Noi, siccome crediamo di aver avuto l'eccellenza nel passato, vogliamo superare questa eccellenza del passato, ma lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra verve. Ho sentito stasera che rinuncerete agli emolumenti che vi spetterebbero nel caso foste eletti, appunto per i vostri incarichi. E pensa che solo questo possa bastare per finanziare le tante idee che ha prospettato nel suo programma, o ha anche altre idee per incamerare dei soldi in qualche modo? Cominciamo dagli emolumenti.
siccome abbiamo detto che nel mio programma c'è tutta una innovazione, anche questo è innovazione. In primis gli emolumenti di cui lei parla verranno presi, perché i soldi dello Stato non vanno mai lasciati, ma è anche vero che li metteremo in un conto partecipato dove i cittadini potranno vedere tutti i movimenti di questo conto, che siano pochi o tanti. Cominciamo anche da questi. Lei mi diceva che sono questi che potrebbero bastare. Assolutamente no, è solo l'inizio di una bellissima avventura in cui tutti noi dovremo imboccarci prima le maniche e poi dire sempre: dobbiamo andare a lavorare, lavorare e lavorare. Abbiamo molte idee, il nostro programma è farcito di tante bellissime idee. Andremo a prendere dei soldi con 3 parcheggi esistenti a Via Grande ma abbandonati a se stessi, chiuderemo, metteremo delle stanghette, metteremo il display per il numero dei posti che ci sono, e questi saranno delle entrate che non dobbiamo e non possiamo sottovalutare. Abbiamo oltre questi bellissimi monumenti che entreranno nelle casse del comune, abbiamo ancora tante belle fomentazioni e incentivazioni. Siccome prenderemo tanti soldi, perché incentiveremo, come ho detto prima, l'edilizia, perché faremo di tutto per portare tutti i nostri costruttori a cominciare a muoversi in un momento di degrado, in un momento di defaianza dell'edilizia. Cercheremo di fomentare questo evento, perché solo dall'edilizia possiamo prendere tanti soldi. Addirittura, nell'incentivare queste cose, metteremo delle scontistiche che possono veramente far cominciare a girare questa parola così tanto bella ambita da tutti, a manicola. Senza questa uno Stato non può andare da nessuna parte. Vogliamo far ripartire alla grande l'edilizia Via Grande, ma tanta gente è stata scoraggiata, vuoi dai momenti che stiamo passando, vuoi perché l'economia non sta girando molto bene, e per incentivare questa gente abbiamo pensato bene di ridurre gli oneri concessori, gli oneri urbani. Vedremo in quale misura, vedremo in quale parzialità possiamo venire incontro a questi signori. Certo ne è che dobbiamo ripartire, perché se riparte l'edilizia facciamo ripartire tutto uno stato di economia. Molti sostenevano che lei ha una squadra di bambini, di ragazzini, diciamo, ma stasera ho sentito il suo primo ragazzino, forse tra l'altro anche il più piccolo, il signor Nino Di Blasi, 19 anni appena, ma l'ho sentito parlare come una persona molto più grande della sua età. Il suo modo di esprimersi, il suo modo di rapportarsi con la gente in maniera politica mi sembra di persona che ha già le idee molto ben chiare, sa benissimo quello che vuole da questa campagna elettorale, quindi non mi sembra che lei sia diciamo seguito o supportato da persone che non sappiano quello che vogliono. In proposito lo posso dire tanto. Comincio dal fatto che la mia squadra, che ha tanti giovani, ogni sera che ci riuniamo attingono sempre informazioni dal sottoscritto, attingono sempre gesti e parole che li protrarranno nel futuro come vecchi amministratori. Stanno cominciando a capire che hanno un grande capo. Io mi sento di essere un grande trascinatore, e proprio in questo momento che stiamo riempiendo le piazze i ragazzi si sono molto gasati. Volevo dire a qualcuno: ho una squadra di bambini, sono agguerriti, sanno parlare, sanno quel che dicono, e guai a coloro i quali ancora li sottovaluta, perché i prossimi comizi avranno molto più spazio della mia persona, anche perché credo che la mia voce stia andando a dare la defaianza più assoluta, e quindi avrò bisogno di loro, ma ne sono contento, felice, e ne sono anche orgoglioso. Ieri sera ne abbiamo avuto la prova, uno dei miei pulcini si è presentato alla piazza
e credo che non sia stato meno della mia persona, perché è un ragazzo preparato come lo sono tutti gli altri. E in questi giorni assisterete ad altri comizi e cominciate a cercarci ancora di più nelle piazze, perché ora parleranno quelle donne e da queste donne vedrete e sentirete tante ma tante innovazioni. Lei stasera ha detto che appunto, così come è stato a Scalatelli, così come è venuto qui a Piano Croce, andrà a trovare le persone nei loro quartieri anche più distanti. Ha già programmato altri comizi appunto in questi altri quartieri, oppure si limiterà adesso soltanto alla piazza centrale? Vede, la mia campagna elettorale non è stata programmata, viviamo alla giornata. Siccome sappiamo che la gente spicciola vive alla giornata e la politica passata non ha più portato quei frutti che speravano tutti questi signori e tutti questi padroni, noi viviamo alla giornata, nel senso dei comizi. Andremo a trovare la gente e le posso dire anche dove. Andremo in via Pertini a fare un bel comizio, andremo in piazza Aldo Moro, andremo nella contrada Sciarelle, dove non c'è una piazza, ma ci accomoderemo e parleremo in seno a tutte le persone delle ville antistanti. Andremo a Viscalori, andremo al villaggio inchiuso, andremo a San Giovannello e laddove, vicino Cassone, ci sono altre case che appartengono a Via Grande, andremo a parlare anche lì. Ormai siamo convinti che la gente ci segue, siamo convinti che siamo già una squadra pronta per essere squadra di governo di Via Grande, ne abbiamo le facoltà e ne abbiamo anche le potenzialità. Quindi è giusto che andiamo a far capire e a far conoscere il nostro programma. Laddove sistematicamente vanno solo per i voti ogni 5 anni, noi ci andremo sistematicamente tutti i mesi ad andare a trovare la gente di quei luoghi. Avremo quindi ancora tante altre belle cose da sentire anche in posti diversi di Via Grande, andando a cercare appunto i problemi che attanagliano magari probabilmente uno o un altro quartiere. La risentiremo sicuramente presto in un'altra occasione. Per intanto la saluto e la ringrazio per il suo intervento. Io ringrazio lei per l'intervista. Le posso dire semplicemente questo: avremo sicuramente tante altre cose da dirci, anche perché, siccome non ho sentito il candidato sindaco Francesco Leonardi, sicuramente abbiamo tanta carne da mettere su questo braciere che già si è infuocato e che voglio parlare tanto anche di questo candidato e dei suoi consiglieri. Tra l'altro non ho sentito nemmeno il Movimento 5 Stelle, che si chiama proprio così, li chiamano grillini, li chiamano il grillino della situazione, si chiamano Movimento 5 Stelle. Però vi posso dire una cosa, un programma è certo e ce l'ho messo qua, l'avete già sentito, toccato e ascoltato sia nei comizi e sia perché ve l'abbiamo diviso. E voi l'avete già detto, la vera innovazione siamo noi. Grazie e una buona serata.